E qua devono nascere i figli e i figli dei nostri figli. E vaffanculo agli italiani. Amici, tutto a posto, buongiorno. Salvini la settimana scorsa è stato presente al sud Italia per fare la sua propaganda elettorale e chiaramente non è stato accolto in maniera positiva a Napoli. Ma cosa ne pensano i cittadini di Avellino, considerando comunque che il suo discorso coinvolgeva tutto il sud Italia? Andiamo a scoprirlo. Cosa ne pensi di Matteo Salvini che è venuto a fare propaganda elettorale al sud Italia? Ma chi la no fetendi in merda, che è venuto a fare? È la latrina. Peggio ancora, la latrina. Lei da meridionale puro, cosa vuole dire a Salvini? Caro parassiti, isso è turista prima. Salvini, non lo usaccio però questo Salvini. Che messaggio gli vogliamo inviare a Salvini? Che ne hace fatica. Cosa ne pensi di Salvini che è venuto a fare la propaganda elettorale al sud Italia? Io credevo che fatto un cazzo. Ma chi è Salvini? Un nome che è scema. Ho detto tutto. No, io dico solo una cosa, da meridionale. Salvi, è meglio che te ne vai di nuovo a nord, perché qua già siamo rovinati. Quindi da meridionale che messaggio inviamo al leader della Lega? State in casa. Un messaggio che vedi che c'è sta poca fa, che qua è meglio che non si pronuncia ancora. Cosa ne pensa di Salvini che è venuto a fare campagna elettorale al sud Italia? È meglio che stava al suo paese. Salvi, mangi da pizza che è buona qua, lascia stare la politica, che non è cosa tua. Cosa ne pensa di Matteo Salvini che è venuto a fare propaganda elettorale al sud Italia? Non penso niente, mi fa un pochettino pena, questo sì. E lei da meridionale che messaggio vuole mandare a Salvini? Dovremmo essere noi bravi a dimostrare a lui che siamo meglio di lui. Riccardo Fogli per Salvini. E qua devono nascere i figli e i figli dei nostri figli. E vaffanculo agli italiani.